Quello di Beppe Grillo a Giuseppe Conte è il più grande baffa della storia del Movimento 5 Stelle, perché per la prima volta il calcio nel sedere, il continuo, diciamo, sputazzare che ha reso famosa anche la carriera di Beppe Grillo e che gli ha portato tanti voti, potrebbe essere esiziale per il Movimento 5 Stelle. Il garante che tale vuole essere, con un violentissimo blog, post sul suo blog, ha detto in poche parole che Conte non è adeguato, che non è il quid, come avrebbe detto Berlusconi di Alfano, che non ha le capacità manageriali per gestire il Movimento 5 Stelle del futuro. E quindi Grillo si è rimesso di nuovo nelle mani di Davide Casaleggio e della piattaforma Rousseau per chiedere che sia votato il comitato direttivo a 5, ovvero quanto era stato deciso durante i famosi stati generali del Movimento 5 Stelle. Quindi per Grillo Conte esce di scena totalmente, non fa più parte del progetto del Movimento 5 Stelle. Ma adesso cosa potrà succedere? Adesso possono succedere due cose principalmente: che Conte ritorni, diciamo, alla sua vita privata di professore a Firenze e appunto di collaboratore e di avvocato nello studio ALPA, o che oppure si metta in proprio e che quindi fondi un nuovo partito, una sua lista. Qualora fosse così, e è molto probabile che sia così, ci sarebbero sicuramente delle reazioni, delle ripercussioni anche sul governo, perché adesso dovremo capire cosa farà Conte. Se Conte, diciamo, rilancerà e quindi dirà chi mi ama mi segua, è molto probabile che un pezzo di Movimento 5 Stelle si scinda e lo segua appunto in questa nuova avventura. Tutto questo avrà anche degli inevitabili risvolti sul governo Draghi, che a questo punto si troverà composto magari di una maggioranza che ha il Movimento 5 Stelle e la nuova creatura di Conte. Di sicuro quello che è successo oggi era inaspettato, a un occhio, diciamo, poco avvezzo, ma chi conosce Beppe Grillo sa benissimo che il Movimento 5 Stelle è cosa sua, è una sorta di roba nell'accezione proprio verghiana del termine, e quindi non è disposto ad abbassare la testa. Fanno ridere, infine, perché abbiamo dovuto anche registrare tutti questi tentativi di Pontieri che uscivano sui giornali, Di Maio, Fico, Patuanelli. In verità, Grillo, come sempre, non ha ascoltato nessuno e si è, diciamo, precipitato verso l'ultimo vaffa, il vaffa più importante e forse quello più esiziale del Movimento 5 Stelle.